Mentre parlavi mi veniva in mente tutte le donne che con il passare del tempo magari hanno avuto dei cambiamenti nel loro corpo che derivano appunto dal passare del tempo oppure possono derivare da altre occasioni. Ecco, in che modo Sensual Dance Fit può aiutare ogni donna ad accettare questo? Allora, il discorso, io credo che una cosa è normale, c'è sempre del cambio della vita, no? Cioè, me stessa, c'era qualche foto che quando era più giovane che saltava in aria, spaccava e tutto. Se io faccio questo oggi e credo che in pratica deve portarmi in ospedale, però è un discorso che in pratica è sempre di accettarsi anche questo cambiamento, perché noi donne abbiamo questa situazione che vogliamo essere sempre come quando eravamo giovani, bella, però non siamo più giovani, dobbiamo fare questo cambiamento graduale e poi adattarsi sempre con la mente da giovane e poi con il corpo più maturo. Metti tutti e due insieme, siamo imbattibili. Soltanto deve collegare le due cose insieme. E, il metodo, nel senso, quanto tempo richiede perché diventi efficace? Guarda, in 20 lezioni, che in pratica è il primo step, dopo 3-4 lezioni hanno già fatto un cambiamento. Alla fine delle 20 lezioni, un cambiamento radicale. Quindi tu pensi che può avere anche un ruolo sociale questo tipo di lavoro che fai con le donne all'interno della scuola? Sì, tassativamente sì. Anche perché hai parlato del fatto che fosse trasversale, ceti sociali, età, bellezza, corpo e cose di questo tipo, giusto? Sì, poi il discorso è che c'è la mancanza di un rapporto umano con le persone, perché tutti hanno il telefono in mano e in pratica mandano i messaggi ma non chiamano o non vedono. Quando noi abbiamo le donne dentro la classe, che possiamo avere una ragazza di 18 anni con qualcuno di 95, non c'è un problema in pratica di questo buco, gap dell'età. Loro si parlano insieme come se forse non c'è la differenza. C'è uno che in pratica è più giovane, parla con quello che è più maturo e viceversa, e poi l'esperienza tutti insieme e si capiscono che c'è qualcosa più in comune di quello che loro pensavano, e poi parlano, sorridono, condividono, e questo abbiamo bisogno adesso perché siamo troppo comandati dalla digitale. Stiamo andando su. Io sono una che usa in pratica il digital tanto, però non ho mai perso il discorso di parlare con le persone e toccare con le mani. Infatti proprio a questo proposito ti volevo chiedere se potevi dire qualcosa, perché tu sei una donna molto forte, questo si evince subito, se avevi voglia di dire qualcosa a tutte quelle donne che vivono in una situazione in cui sono soggiogate magari dalla propria vita, da se stessi, dal proprio uomo, e che quello che fanno gradualmente è chiudersi più, sempre di più verso se stesse anziché aprirsi al mondo. Allora, questo è un consiglio che non è una cosa tanto facile, perché è troppo facile di do un consiglio, perché non sappiamo che è veramente la loro situazione, però chiedi aiuto. Cercare in pratica da fare qualche cambiamento, essere più forte, anche se soltanto interiore, che poco per volta che hanno il coraggio, se non avevano il coraggio di prima di parlare, riescono a parlare dopo, però devono amarsi, cioè in pratica deve pensare che la loro vita contano e in pratica valgono tanto, e poi veramente cerca da fare un cambiamento, anche un piccolo passo per volta, che non deve essere radicale, che con una situazione un po' difficile che poi sia a casa o un lavoro, però poco per volta che dica ok, voglio cambiare e cercare il modo di farlo, ma piccoli passi per volta. È come anche la danza, che lo sai già, che tu sei anche danzatrice, cioè non si fa tutta una grande coreografia, deve imparare i primi passi. Allora, impariamo un passo e quel passo replica. Nel marketing si chiama scaling, cioè in pratica replicare, cioè in pratica facciamo e poi abbiamo fatto 10 passi in avanti. Grazie, un'ultima domanda soltanto, un sogno nel cassetto per la tua scuola, per il tuo progetto? Dio, ma quello che ho detto anche oggi, io voglio toccare più donne possibile, perché io credo che ognuno di noi abbiamo il perché stiamo in questo mondo. Allora, prima ho fatto tanti campioni di ballo, di coppia, danza sportiva, adesso io voglio fare campioni di vita, e le donne devono essere campioni della loro vita, e questa è la mia mission. Chiuso.